A tenere tutto insieme sono gli affari e il più importante di tutti è la droga. Dal Sud America, direttamente a Roma, nelle partite di frutta, in giocattoli per bambini o nei generatori elettrici, e ci può finire in mezzo chiunque, anche persone comuni, come me o come voi. Io possiamo dire come quella cosa mi è successa inconsapevolmente. Pensavo fosse qualcosa per poter arrotondare, ma un problema di super legale, credo che non potevo mai immaginare che passassero, che potessero passare quelle quantità col mio aiuto inconsapevole. Ti posso chiedere come sei entrato in contatto con queste persone? Io ho vissuto di un periodo in Ecuador e ho conosciuto delle persone e quindi mi hanno appunto, diciamo, proposto di fare il corrispondente qui, il generatore. Ma quindi qual era il tuo ruolo? Cioè, tu li vedevi passare i soldi? Loro se la vedevano loro, io dovevo solo fare la fattura e mandare. A me quando mi arrivavano queste cose erano stoccate, il primo container che è arrivato era controllato dalla guardia generale di Gioia Tauro. Io ero bello, sereno. La cosa singolare è che loro mi facevano mandare le macchine alla compagnia di trasporti direttamente, io non so come cazzo facevano, ha un nome, però alla compagnia di trasporti, doveva essere qualsiasi. Una società di trasporti internazionali, proprio come questa. Qui siamo a Casal Lombroso, in periferia a Roma. E qui è arrivato uno dei generatori spediti dall'Ecuador. Sì, mi ricordo, siamo stati contattati telefonicamente da una società che poi sembra che non è mai risultata esistente, chiedendoci se avevamo un muletto per scaricare un bancale, quanto costava l'operazione di carico-scarico e eventuale deposito. Ma non hanno mai fatto riferimento a un generatore? Hanno parlato? No, un bancale. Un bancale generico? Un bancale generico. E noi facciamo di questo di lavoro. Tu devi semplicemente tenerlo in magazzino, poi qualcuno se lo viene a prendere, tu non lo apri. Certo, no, non posso assolutamente, non esiste. Non c'è uno strumento vero di controllo. Infatti noi siamo esposti per questo motivo, perché non sai mai chi c'è davanti. Ma te il nome Antonello ti dice qualcosa? Antonello, sì, ma per telefono mi sa che ci ho parlato con questo che si chiama Antonello. Mi sa che uno che doveva ricevere una macchina, ma di Romaro. Sì. Che è uno molto gentile, ha detto guardi, devo andare a San Santissimo, ho mandato l'indirizzo, che era sempre una compagnia, così. E questo lo accetto calabrese. Calabrese. Questo era chiaramente con l'accetto calabrese, che se abbiamo parlato poco tempo, non lo so, però sono sicuro. Tu quella spedizione te la ricordi? Sì, purtroppo sì. Quando è arrivato questo camion, ho scaricato, ho messo a terra e via, aspettando che veniva il loro corriere. Invece del corriere che è arrivato? Sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo. Ci stiamo cercando questo. Ho cominciato ad aprire quando ho visto quei pacchetti. Che ci stava dentro? Ci stava la cocaina, droga. Tutti i panetti erano. Lì non ho più capito niente. Ho detto, ecco, qui è finita la mia vita. Ma chiaramente è una situazione che è brutta, è talmente brutta che non puoi dimenticare. Ma oltre a quel generatore inviato a Roma, tu avevi altri quattro generatori in magazzino. Erano l'ultimo, era aperto davanti a me. Sì, erano un uovo, travano prima. Ho fatto un uovo, travano. È uscita la nuvola. La nuvola di cocaina? La nuvola, lo giuro, è uscita la nuvola. E dicevano quando tu che c'era una live, c'era di Facebook. Quella volta là c'era circa 20.000 litri.
scusa, però 1.000 chili sul mercato sarebbero 40 milioni di euro. Cos'è successo dopo? Sarà successo qualcosa? Da quando è successo che hanno trovato queste cose della miniera, mi hanno detto che non si vede per loro. Questi qua, quindi ce l'avevano con me, io avevo anche paura di uscire da casa, c'erano minacce brutte. Allora io credo che loro pensavano chissà che magari io si potevo fare le cose. Perché insistevano troppo, minacciavano troppo. Guarda, solo a parlarne mi batte il cuore forte, perché non ci rendi conto di aver avuto a che fare con dei veri criminali. Cioè, non è che sono così, guarda, ammazzarti, non c'è niente.